Scegli di vivere bene. Scegli il biologico. Tutti i prodotti che troverete nei supermercati Natura Si provengono esclusivamente da aziende biologiche autorizzate e certificate da organismi di controllo accreditati. Natura Si, il supermercato della natura. A Palermo ci trovi nei due punti vendita in via Gioacchino di Marzo 23 e in largo Cavalieri del Lavoro, posteggio di via Belgio, angolo viale Strasburgo. Una visita importante a Bagheria. Gio Buscaino è un figlio di bagheresi, nato però negli Stati Uniti, la famiglia è quasi tutta a Bagheria, il padre emigrò in America, questo figlio che adesso ha 41 anni nacque in America ed è diventato un personaggio, come dire, importante, membro di una circoscrizione, è un amministratore di una delle città più grandi del mondo, amministratore di Los Angeles. È tornato dopo 10 anni a Bagheria, dove oltre a, come dire, ritrovare l'abbraccio della famiglia, avrà una serie di incontri anche istituzionali con diversi comuni, con la città di Palermo. La prima tappa è stata naturalmente a Bagheria, è stato accolto da una delegazione del comune, è stato ricevuto a Palazzo Butera dal sindaco Patrizio Cinto. E ci sono state diverse testimonianze, tra le più belle il coro e l'orchestra, la mini banda della scuola Cirosciana di Bagheria, le associazioni, cioè quante hanno in qualche modo ritenuto opportuno testimoniare di questo legame tra gli Stati Uniti e Bagheria. È un grande onore essere qui in Bagheria, specialmente con mio papà Matteo. Questo è un paese che cominciava la mia famiglia qua in Bagheria. Sono anche felice che sono qua con il sindaco Patrizio Cinque, che un abbracciare, how do you say, like they welcome me here. Accogliami qua in Bagheria, è un grande onore con la mia famiglia e con mio papà per camminare le strade qua in Bagheria. Rivivere il clima di questa città. Lei non veniva da 10 anni, era venuto l'ultima volta nel 2004. Cosa nota? Bagheria cresce, si sviluppa, cambia? Se sviluppa, ho visto... È più pulita forse. È un poco pulita, sì. Perché io mi ricordo 11 anni fa che era molto pessura, say trash. Spazzatura, è più meglio. Cosa possiamo fare assieme? Cosa può fare lei per Bagheria? Cosa possiamo fare noi? Cioè, questi rapporti, questi scambi, come si possono diventare concreti? È importante che continui lo sviluppo, ma che comunque parte anche dal cittadino, l'aiuto che deve dare comunque alla città stessa. È la stessa cosa che accade a Bagheria, accade anche a Los Angeles. Quindi ci vuole un aumento dello sviluppo, ma anche un aiuto da parte del cittadino. Il primo cittadino, il sindaco deve accogliere il cittadino, quindi deve sentire le proprie esigenze e quindi far sì che lo aiuti al massimo. Quindi si deve creare un collegamento, lui per esempio è responsabile del porto, quindi si deve creare un collegamento anche col porto palermitano affinché comunque ci sia questo collegamento fra l'America e la Sicilia stessa. Passiamo a Patrizio Cinque, è un bel riconoscimento. Bagheria è più pulita, Bagheria può veramente cambiare grazie anche a questa proiezione internazionale. Abbiamo appreso che a Los Angeles, il nuovo cinema paradiso, Bagheria, hanno trovato un larghissimo riscontro. Ecco, attraverso questo canale della cultura, della conoscenza, dello riscoprire le tradizioni, può veramente crescere questa comunità? Ma io penso di sì, ed è chiaro che Bagheria proprio per...
la sua grandissima dote culturale, che è riuscita, diciamo, ad andare fuori dai confini anche regionali, è andata fino agli Stati Uniti d'America, e quindi è importante che ci sia un riconoscimento anche da una città come Los Angeles, che basa moltissima della sua economia sulla cinematografia. Quindi questo riconoscimento per Tornatore, per i film, diciamo, che hanno rappresentato Bagheria e che rappresentano per Bagheria una carta di biglietto da un biglietto da visita per l'esterno, sicuramente è importante questo link che si crea con gli Stati Uniti, ed è importante che comunque qua non c'è solo un rapporto economico che si coltiva, ma è un rapporto fatto di connessioni, di link appunto con le famiglie, con quei bagheresi e quei siciliani che oggi sono nel mondo e che ritrovano le loro radici. Il futuro sicuramente dipende da noi e da come sappiamo e possiamo sviluppare l'economia per far vivere meglio i nostri cittadini, però è bello vedere e sentire anche questo affetto che arriva e questa voglia di rivedere le proprie radici, perché le radici sono importanti e fanno parte del nostro passato e ci proiettano verso il futuro. E l'ultima domanda. Giuseppe Buscaino ha 41 anni, sono centinaia i bagheresi che sono andati fuori, magari lui è nato in America, ma tanti hanno fatto la valigia, tanti giovani che adesso occupano come lui ruoli di grande responsabilità nelle imprese, nella politica, nelle banche, nelle aziende. Ecco, cosa può fare un sindaco per cercare di riannodare i rapporti con questa gente e chiedere un contributo per fare cambiare la città? Possiamo sicuramente chiedere a loro un contributo, appunto, e possiamo convocarli, possiamo sentirli, possiamo farli sentire parte integrante dello sviluppo di questa città. Quindi è importante sicuramente che se da parte loro c'è la volontà di appunto dare un contributo per la nostra città, assolutamente. Tanta parte vogliono dare una mano. Allora vanno sicuramente ascoltati e sono probabilmente importanti, tasselli importanti che possono dare una mano alla nostra città sicuramente. Il sindaco Patrizio Cinque e io abbiamo la stessa storia. Non abbiamo politica e esperienza in politica, solo abbiamo esperienza con le gente alle strade. Ciò che Joe diceva appunto è che entrambi, perché me ne parlava prima, arriviamo alla elezione diciamo dal nulla, dalla città, essendo cittadini fra i cittadini. Siete stati politici professionisti. Non siamo stati politici professionisti e arriva anche da loro, se non sbaglio, un exploit per la loro compagine politica che ha vinto, diciamo, senza che in passato la loro compagine abbia lavorato, diciamo, abbia appunto fatto politica dal punto di vista professionale. Scegli di vivere bene. Scegli il biologico. Tutti i prodotti che troverete nei supermercati Natura Sì provengono esclusivamente da aziende biologiche autorizzate e certificate da organismi di controllo accreditati. Natura Sì, il supermercato della natura. A Palermo ci trovi nei due punti vendita in via Gioacchino di Marzo 23 e in largo Cavalieri del Lavoro, posteggio di via Belgio, angolo viale Strasburgo. La parola condominio nel nostro immaginario collettivo evoca mostri, se così si può dire, riunioni interminabili, storie, litigi, eccetera, eccetera. Per questo adesso la figura dell'amministratore di condominio va assumendo contorni sempre più specifici e più professionali. La Confai, che è appunto coordinamento di amministratore di condominio immobiliari, si occupa di creare dei corsi di formazione. Promotore è l'avvocato Aurelio D'Amico, che ha trovato ospitalità presso il Confai, un ente di formazione. E abbiamo cercato di capire come evolve questa attività, questa professione,
quali sono le materie di insegnamento, quali sono anche le opportunità di lavoro. Abbiamo intervistato il responsabile dell'ANFE, della sezione Bagheria, il dottore Mario Bonadonna, e Aurelio D'Amico, che l'avvocato Aurelio D'Amico, che è responsabile bagherese della CONFAPE. Voi avete una ampia offerta formativa, ma state anche sperimentando una sinergia con altre associazioni, nella fattispecie con la CONFAE. Ecco, qual è la vostra missione nel territorio? La nostra missione nel territorio è quella di agevolare l'immissione nel mondo del lavoro a tutti i livelli, partendo dalla formazione sia di base che di secondo livello, oppure formazione speciale. Nel caso specifico dell'associazione, siccome abbiamo attivato una collaborazione per fare degli stage per i nostri allievi del segretario studio legale, vista la buona collaborazione con l'associazione, ci siamo messi a disposizione per quello che possiamo, per ospitare questo breve corso che fanno loro. Ecco, dei condomini un po' tutti ne abbiamo una bruttissima impressione, nel senso che si litiga sempre, abbiamo l'idea di litigio all'interno dei condomini. In realtà ora sono cresciute le norme, la legislazione è diventata più complessa, sono cresciute anche le responsabilità, c'è un albo, quindi la formazione degli amministratori immobiliari è necessaria, come dire, è pregiudiziale a qualsiasi ruolo in questo senso. Con la riforma della legge 220 del 2012 nasce la nuova figura dell'amministratore condominiale. L'amministratore condominiale ha moltissime responsabilità. La formazione, noi come Confederazione Amministratori Immobiliari facciamo continuamente per tenere gli amministratori preparati ad affrontare tutte le evenienze, è fondamentale. Noi ringraziamo l'ANFE che gratuitamente ci ha dato la possibilità di usare i laboratori per dare una migliore offerta formativa ai nostri amministratori condominiali. E questa è una cosa molto importante. Devo dire che con piacere dal 2011 la nostra associazione di categoria è riuscita, fatemi usare questa parola, a sfornare amministratori che lavorano. E questa per noi è un grande onore e una grande cosa molto importante. Quanto dura un corso di formazione per amministratore immobiliare? Allora, la legge ha previsto dei corsi, tra l'altro c'è una direttiva del 2014 molto importante, sono 72 ore, e 72 ore di cui una parte pratica, e oltre alle varie docenze, dove ecco, i vari docenti che sono dei professionisti risultano tutti comunicati al Ministero, perché ecco, oggi non è come una volta dove ognuno faceva l'arrampicatore. Si inventava, oggi non c'è più la signora con le calze che cammina con le pantofole ad amministrare, abbiamo praticamente una figura di professionista. L'amministratore condominiale è un professionista a cui la Confederazione Amministratori Immobiliari, aderente tra l'altro a Union Casa, vuole dare un grande contributo per preparare questi giovani e non solo giovani lavoratori. Io mi occupo di materie fiscali e di bilancio per quanto riguarda i condomini. La mia esperienza con la CONFAE ha avuto inizio circa 4 anni fa, perché ho frequentato il primo corso. Sono molto grato alla CONFAE perché mi ha dato l'opportunità di iniziare a lavorare e iniziare a fare le prime esperienze ancor prima di abilitarmi, quindi diciamo mi ha permesso di fare le ossa. Adesso, sotto un certo aspetto, ricambio con queste lezioni in materia fiscale e contabile, e devo dire che il corso ha sempre avuto una grande professionalità, si è sempre incrementato. Le domande più frequenti che fanno i giovani che frequentano questo corso, cioè quali sono gli interrogativi che si pongono e come arrivano a questo, come dire, progetto di formazione, con quali idee ma anche con quali pregiudizi? Allora, devo dire che chi si approccia a questo tipo di professione inizialmente non ha un'idea molto chiara di a cosa va incontro. Alle responsabilità anche. Perché c'è sempre quel pensiero di dire il capo condominio, il capo scala. In realtà, dopo la riforma, questa professione sta avendo dei connotati sempre più professionali. Io sono del parere che prima o poi nascerà magari anche un albo a livello nazionale, oltre a questi registri tenuti alle associazioni come la CONFAE. Perché oggi quanto avviene dentro un condominio è responsabilità
di un amministratore. Responsabilità sia civile che penale per l'amministratore, quindi è sempre importante informare i ragazzi, i giovani, e devono sempre avere le idee chiare e gli occhi aperti sulle questioni condominiali. La manutenzione degli immobili, l'impiantistica, tutti i dettagli che debbono essere curati e seguiti in maniera professionale. Certificazioni, adempimenti fiscali, c'è veramente tanto e bisogna conoscere tutto in maniera adeguata. Siamo con Mimmo Di Stefano, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale di Bagheria, col quale vogliamo parlare della certificazione che è stata rilasciata ieri dagli uffici dell'assessorato urbanistica della Regione, del VAS, la valutazione ambientale strategica del piano regolatore di Bagheria. Ecco, che impatto può avere questo nell'iter di approvazione del piano regolatore? Finalmente ieri arriva questa bella notizia. A distanza di quasi 2 anni dall'adozione del piano regolatore iniziato con l'affidamento dell'incarico da parte dell'amministrazione Sciortino ai tecnici del settore urbanistico del comune di Bagheria, poi portato avanti dall'amministrazione Lomeo grazie all'ottimo lavoro svolto dall'allora assessore Dagati, assessore all'urbanistica, si è arrivati a ottobre del 2013 all'adozione da parte del commissario ad acta, in quanto il Consiglio Comunale nel tempo si è reso incompatibile, si è arrivati all'adozione del piano regolatore. Il piano regolatore è stato trasferito agli uffici dell'assessorato territorio ambiente per ottenere la certificazione VAS e a quasi 2 anni dall'adozione finalmente ieri arriva questa bella notizia. C'è stato, devo dire, da parte nostra un intervento qualche mese fa nel sollecitare questa certificazione che tardava ad arrivare e grazie, devo dire, anche all'operato dell'amministrazione che dal canto loro hanno anch'essi sollecitato il tutto presentando anche il ricorso al TAR, finalmente arriva questa importante certificazione che è una tappa importante per completare l'iter e approvazione del piano, perché ancora ci sono importanti passaggi ad altre sezioni dell'assessorato. Io spero e mi auguro che nell'arco del più breve tempo possibile si possa arrivare al completamento di tutte le autorizzazioni e ad ottenere il prodotto finito, perché questo strumento è un importante strumento di programmazione. Questo cosa può offrire? Cioè può offrire un input all'economia bagherese, quindi? Questo è un importante strumento di programmazione che può rappresentare una boccata di ossigeno per le imprese del nostro territorio. Perché ricordo a tutti che noi stiamo vivendo un grave momento di crisi economica, le nostre imprese sono praticamente in ginocchio, c'è una crisi di lavoro che tutti noi avvertiamo, c'è mancanza di posti di lavoro e questo importante strumento di programmazione sicuramente può essere un momento di crescita e di sviluppo per il nostro territorio e sicuramente può rappresentare delle grandi opportunità dove possono nascere sicuramente nuovi posti di lavoro, oltre a migliorare la qualità della vita e dei servizi di questa città. Ogni tanto vi proponiamo una sorpresa, una vecchia intervista, un vecchio servizio realizzato tanti anni fa e che speriamo possiate apprezzare. Ecco, vi lasciamo alla sorpresa del prossimo servizio. Buongiorno a tutti e ben ritrovati ad A Tu per Tu con. Oggi ho il piacere di presentarvi Elisabetta Giammanco, una giovane ragazza di Bagheria, soprano. Sì. Dico bene, no? Grazie. Tu hai iniziato giovanissima a cantare, a coltivare questa tua passione per il canto, ma raccontaci quando la tua passione per il canto è diventata invece passione per il canto lirico. Allora, la mia passione è cominciata sin da piccola, un po' come tutti, andavo dietro le canzoni alla radio, cantavo tutto il giorno.
Però l'amore per il canto lirico è cominciato verso i 9-10 anni, quando le maestre della scuola elementare ci portavano praticamente a degli appuntamenti teatrali. Allora il teatro Politeama, perché ancora il teatro Massimo era chiuso, non era stato riaperto. E da lì ho cominciato ad ascoltare musica classica, opere liriche a non finire. Insomma, cercando anche di andare dietro alle registrazioni, di impostare un po' la voce come potevo, ma ero ancora una bambina. E, ti sei laureata al Conservatorio Bellini di Palermo, quindi hai davvero tanti anni di studio alle spalle, quasi 15. Sì, infatti. Ho cominciato a prendere lezioni private intorno ai 16 anni, poi verso i 19 e sono entrata al conservatorio e ho cominciato a studiare seriamente. E che ricordo hai delle tue primissime esperienze sul palcoscenico? Allora, un ricordo davvero... provo molta tenerezza a ricordare quella ragazzina che cominciava a cimentarsi un po' nei concerti o nei vari spettacoli. Ricordo ancora l'emozione grandissima che provavo poco prima di entrare in palcoscenico. Anche adesso è tanta, però con l'esperienza si riesce un attimino a gestire meglio. Le esperienze che ricordo con più affetto sono quelle fatte al Teatro Massimo, le volte che ho potuto collaborare col teatro partecipando in ruoli solistici di comprimariato per le stagioni liriche del teatro. Quella del canto lirico è una scelta abbastanza coraggiosa, proprio perché combina in sé due forme artistiche che sono il canto vero e proprio, ma anche il teatro, la teatralità. Sì. Non si può essere dei bravi cantanti lirici se non si è anche dei bravi attori. Proprio per la capacità di saper trasmettere delle vere emozioni umane a chi ci ascolta. In fondo il teatro lirico, le opere liriche non parlano che di vicende umane, di grandi passioni, e bisogna entrare molto nel personaggio per poter trasmettere queste stesse emozioni al pubblico. Certo, e tu lavori come solista comunque, non sei in una compagnia, è una tua scelta? Perché... È una mia scelta, sto cercando ovviamente con tutte le difficoltà che si possono incontrare, sto cercando di perseguire questo mio sogno, che è quello di fare più che altro una carriera solistica, senza nulla togliere ovviamente a tanti bravissimi artisti. La mia insegnante per prima è una corista del teatro, quindi nulla togliere, ma io amo molto il diretto contatto col pubblico, quest'unione della voce di un cantante col cuore della gente. Poco fa mi accennavi, sì, diciamo, in privato, di questo tuo rapporto particolare col pubblico. In che senso? Forse mi emoziono più io a trasmettere i brani che canto al pubblico che non il pubblico stesso. Per me far rivivere dei personaggi, riuscire a regalare dei momenti di grande emozione, di grande o serenità o passione, a seconda ovviamente del brano che mi trovo a cantare, è davvero come svuotarmi completamente, svuotarmi di Elisabetta Giammanco per far rivivere quel personaggio, far rivivere qualcun altro quell'emozione, incarnare quell'emozione da poter regalare, e non potrei vivere altrimenti. Ci sono delle circostanze in particolare fortunose in cui avviene questo scambio di emozioni?
Devo dire che per fortuna sono rari, al contrario, i momenti in cui non riesco ad emozionarmi, perché guai se un artista, un interprete non riesca a percepire i sentimenti che deve esprimere. Diventerebbe un'esecuzione vuota, magari virtuosistica, perfetta, ma tante volte io preferisco un'esecuzione non perfetta, ma ricca di sentimento e di emozione. Diversi ruoli, mettendo in scena proprio diverse opere, ma qual è l'esibizione che ti manca o che preferisci o che vedi proprio imminente? Io adoro Puccini, quindi mi aspettano delle audizioni, degli impegni un po' importanti. Sto cercando di cimentarmi nel ruolo di Suor Angelica, che è davvero un ruolo straziante, questa suora che fa parte di una famiglia nobile, è costretta a farsi suora perché ha avuto un figlio al di fuori del matrimonio e si ritrova a scoprire attraverso l'annuncio dato da una zia, dalla sua zia principessa, della morte di questo bambino. Quindi lei è lacerata comunque. Sì, lacerata da questa sofferenza. Ci sono delle scene davvero. E questo è il ruolo che vorrei tanto poter interpretare. Quindi è fra i tuoi progetti in cantiere. Sì. Per il resto, tu nel tuo futuro, quindi cosa vedi? Canto tanti successi, speriamo, e poi vorrei tanto riuscire a maturare ancora di più in questi anni, perché ogni volta che ti esibisci ti rendi conto che ci sono tante cose che ancora devi acquisire per poter dare davvero il massimo, e io vorrei riuscire in futuro ad avere la completa non solo padronanza, ma anche serenità nel riuscire ad interpretare bene i miei ruoli. Vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo i nostri ormai noti, stranoti e tradizionali appuntamento, sono il sabato e la domenica in replica sempre alla stessa ora alle 12.30 sul canale 19 di Tele One. Scegli di vivere bene, scegli il biologico. Tutti i prodotti che troverete nei supermercati Natura Sì provengono esclusivamente da aziende biologiche autorizzate e certificate da organismi di controllo accreditati. Natura Sì, il supermercato della natura. A Palermo ci trovi nei due punti vendita in via Gioacchino di Marzo 23 e in largo Cavalieri del Lavoro, posteggio di via Belgio, angolo viale Strasburgo.